Ave gente, sono Narus e quindi qui su Europa Universalis 4 con i nostri britannici. Ok, nell'ultima puntata abbiamo preso un bel po' di territorio del Messico ai danni degli Aztechi. L'unica cosa è che non posso ancora formare nazione coloniale perché devo avere qualche core in più. Quindi non perdiamoci e facciamo subito i core che ci servono. In particolare, tipo anche qui. E direi che basta. Così posso farne un altro qui a Tarasco. Direi che però saranno più truppe perché ho paura per i rivoltosi e i rivoltanti. Quindi andiamo nel Munster e prendiamo un po' di truppe nostre da mandare lì. Intanto abbiamo sì l'overextension che è abbastanza alta e continuiamo ad andare avanti tranquilli tranquilli. Intanto c'è Girl che è occupata a Kevl. Non so dove sia. Tanto qui, nemmeno dirlo, zapotechi che si rivoltano. Io non so bene la differenza tra zechi e zapotechi. Comunque, sono un tipo di zechi. Sì, abbiamo reputazione negativa perché abbiamo conquistato un po' di territorio ultimamente. Oh, i quali dobbiamo vincere? No, ci hanno fatto il culo un po'. Tanto ricerchiamo i galeoni, che così possiamo farlo tipo di navi. Tanto qui sono arrivati le navi, sono arrivate, sì. Allora ritorniamo subito. Oltretutto facciamo anche una colonia qui. A Lipan. Nazionalisti bretoni intanto, ahia, questi qua non ci volevano. Tanto la Polonia ha dichiarato guerra alla Tartaria. E alle Bermuda ci sono i cosmopolitani. Oddio, vediamo di sbucare qui. Ci sono un po' di patrioti in giro, direi di aumentare intanto anche un po' il tutto. Praticamente abbiamo tutti questi ribelli per l'overextension che è un po' alta, però dovrebbe comunque diminuire col tempo, nulla di grave. Vediamo se riusciamo a sbarcare. Ah. Ci sono un po' di mercanti che non gli piace tanto tutte queste conquiste che ho fatto. Tanto ritorniamo qui perché il mio sbarco non ha funzionato. E andiamo con i nostri soldati. Magari qui riesco comunque ad attaccare di nuovo e vincere tranquillamente. Adesso ho la superiorità numerica un po' alta e c'è sentimento nazionalistico e non è un bene. Tanto nuovi azechi che si rivoltano. E mettiamo le armate assieme e andiamo. Zate, quella provincia di Zakertas, se non mi ricordo bene. Ora dobbiamo combattere contro un po' di ribelli. Magari questi qua della Bretagna posso anche poi dopo dare tutto quello che vogliono. Non mi va proprio di continuare a combattere nuovi ribelli. Poi oltretutto è abbastanza difficile combattere contro 16 reggimenti ribelli. Che qua abbiamo vinto facilmente. Ok, i nazionalisti bretoni hanno preso il territorio, quindi accetto. Perdiamo ovviamente un po' di prestigio, ma non importa, abbiamo comunque abbastanza alto. Sì, va bene lo stesso. Qua in Bretagna non so che fare. Lasciamo che prendano e poi intanto non so che altro fare, veramente. Sono impossibile continuare a sbarcare le Bermuda all'infinito. Ok, prendiamo George I intanto che ci siamo e andiamo ad attaccare qui. Vediamo un po' come va la battaglia. Abbiamo un po' di penalità, però comunque dovremmo farcela. Loro hanno più morale di me.
Però comunque del resto siamo messi uguali. Probabilmente vincono. Sì, hanno vinto. Però torno e posso ammazzarli facilmente comunque. Sì, alle Bermuda. Non importa, accettiamo. Tanto le Bermuda non sono impossibili da prendere se ci sono delle unità sopra. A meno che hai proprio un vantaggio tattico e strategico che è allucinante, oppure non ce la puoi fare. Assolutamente impossibile. Sì, prendiamo un po' di manpower e anzi aumentiamolo. Vediamo di passare per il connect, poi dopo vediamo di evitare un po' i fiumi e le colline se riusciamo. No, li abbiamo presi comunque, però va bene, non importa. Sì, qua abbiamo vinto e adesso riprendiamo. Ah, sono tutti che... con la nuova patch, soprattutto con la World of Nation, hanno aggiunto questi nuovi eventi che prima erano assenti, non li ho mai visti fino ad ora. E effettivamente penalizzano un po' quelli che vanno a conquistare in giro. Gli animisti direi di lasciarli perdere, intanto non è così importante. Appena passerò all'altra, alla mia nazione coloniale, dovrebbero risolvere tutti i problemi. Tanto qui stanno facendo i core. C'è un altro core qui, va? Intanto che ci siamo. Anzi, no, no. Aspetta, forse bastano già quelli che ho fatto adesso. Devo combattere contro Azeki. Non ho mai capito la differenza tra Azeki e Zapotechi. Non me ne intendo tanto di culture e anche civiltà precolombiane. Chi sa la differenza tra Azeki e Zapotechi lo dica pure nei commenti. Tanto abbiamo ripreso l'Ulster e siamo tutti molto felici di ciò. Abbiamo preso un casus belli contro qualche tribù delle Americhe. Molto bene. E c'è sentimento nazionalistico nell'Arshar e nell'Lothian. Male. Molto male. Dovrei anche fare il nuovo tipo di fanteria, che dovrebbe essere la Mauritia nella charge. Tanto io sono il nuovo rivale degli Azeki. Molto bene. Vediamo se... vediamo di mandare un po' di unità. Tanto eliminiamo il re dalle truppe. Che poco mandare. Vediamo qui che intanto se esce fuori qualche nazionalista posso comunque combatterlo. Se mandiamo un po' di reggimenti. Tarasco, un nuovo core. E mancano poche province alla fine. E siamo a posto. Devo di farlo qui e dovremmo creare un'azione coloniale, credo. Eccolo qui. Ok, l'inglese, il Messico inglese, possiamo chiamarlo così. Oppure direi di chiamarlo semplicemente Messico. Non c'è motivo di chiamarlo in altro modo. Messico va più che bene. Messico. Viva Messico. Viva. Ora... non so che fare. Direi di portare tutte quelle truppe in patria. E adesso tutto il malus dell'overextension se n'è andato. Visto, tutti mi amano. Ed è un bene. Ed è un grande bene. Ora andiamo a prendere le nuove truppe e portiamole a casa. Cioè le nuove truppe, le vecchie truppe. Ah. Ho aiutato la mia nazione coloniale. Tanto direi di lasciare 10.000 uomini, giusto così. Anzi, 5... No, 10.000 possono bastare. Tanto che se sbucano i ribelli posso dare una mano, comunque. Hanno scelto come capitale... Sayultekas. Vabbè.
Effettivamente nel Pacifico, quindi magari è un buon nodo strategico. Ok, arrivo alle navi. Lascio un attimo riposare che hanno fatto una traversata oceanica. Tanto ci sono nativi. E ok. Sì, direi che possiamo partire tra... Adesso. Sì, possiamo andare. Molto bene. Non ho il generale, comunque credo che possiamo farcela. Sì, perdiamo un po' di stabilità per fare delle riforme monetarie. Che praticamente ci può dare un nuovo advisor. Che non prenderò, comunque l'inflazione non mi andava. Quindi mi sono dovuto tenere quello che ho. Ehi, qua ci sono degli animisti, rivoltanti animisti. Andiamo a combattere contro di loro. Oddio, qua ce ne sono tantissimi. Devo dare una mano alla mia nazione coloniale. Così pian piano inizia a amarmi sempre un po' di più. Ah, oltretutto, mettiamo le tariffe. Direi tariffe come Cuba 27%. Così può andare. Si perdono un po' di desiderio di libertà. Ed è un bene. Antakappa, questa provincia qui è diventata autosufficiente. E andiamo a Baio, questa provincia qui, che comunque credo che sia abbastanza importante per il commercio. Io voglio controllare un po' tutta la costa del Golfo del Messico. Ok, intanto Girl mi offre un'alleanza e io non accetto. Girl è un po' troppo piccola, una piccola nazione. Tanto ci sono le Friandre che stanno vincendo la guerra. Ah, entro allora con voi alleati. Una guerra contro la Francia, oltretutto. Sì, possono servire come alleati. Guardate qui quanto occupano. Bravi, molto bravi. Dovrei anche fare poi dopo un matrimonio, appena posso. Adesso oltretutto abbassiamo un po' la manutenzione dell'esercito, non voglio spendere tantissimo, voglio guadagnare un po' di soldi. Che oltretutto dovrei spendere sempre un po' per il manpower. E anche un po' per le tasse. Anzi, spendiamoli un po' per le tasse. Per potenziare comunque i guadagni generali. Vediamo un po' le province in cui guadagno di più. Le Highlands, paradossalmente, che non c'è nulla. Poi dopo qui in Bretagna, anzi no, non ho più soldi, quindi dobbiamo accontentarci di questo. Sì, diminuiamo l'inflazione, che effettivamente mi serve. E continuiamo ad andare avanti, tranquilli. Oh già, qui state combattendo, vi pago un po'. E qui ce la facciamo almeno, se abbiamo vinto. Intanto tu generale Anthony Wolf torna qui in America. Ti faccio fare le traversate oceaniche, povero generale. Andiamo a combattere. Prima possibile, anzi aspettiamo un attimo. Sì, direi che possiamo farcela. No, troppo tardi. E prendiamo di nuovo questa provincia. Per i miei piccoli messicani. Ok, nuovo governatore in Cuba. Andiamo un burocrate. Perché no? Tanto qui possiamo fare un nuovo tipo di fanteria. Che
Aumentiamo il morale di una, che è un bene. Aumentiamo le tattiche militari. Ok. Possiamo fare la fanteria mauriziana, Mauritian, che non so bene che cosa sia. È olandese, qua a quanto leggo. E comunque sì, era, forse ricordo un po' qualcosa, era una delle prime fanterie disposte a fila, che poi dopo, in tutte, che verrà poi dopo espresso e migliorato il tutto, poi dopo con Gustavo Adolfo e poi dopo anche nel 1700-1800 sarà la tattica generale, il combattimento a file di fucilieri. Quindi sì, puntiamo su questo. Facciamo fanteria mauriziana. E aumentiamo l'efficienza di bloccaggio dei porti, che, il che è una cosa buona. Tanto a Lipan prendiamo nuovi indigeni. E a Bogula si ribellano. Proviamo a mandare il nostro conquistadores un attimo. No, no, dobbiamo lasciarlo lì, alla sede non possiamo toglierlo. Intanto vediamo un po' come sta continuando la guerra tra Polonia e Tartaria. Oddio. Madonnina. Tartari. Siete invasi da Bavaria, Polonia, Danimarca. Qual è la vostra capitale, Tartari? Ah. È presa dai polacchi. Ma guarda i polacchi quanto spaccano. I polacchi sono potentissimi. Sì, sono potenti i polacchi. Dio, se possiamo fare qualche politica, non ancora. Già, vero, dovrei finire una, un gruppo di idee. Dovrei anche andare avanti con quelli di qualità. Facciamo matrimonio con le Fiandre. Molto bene. Ah. Sono i paesani che non mi amano tanto. Prendiamo un po' di legittimanza. Intanto ce l'ho a 100. Ce l'avevo a 100, anzi. E ora direi che possiamo fare, non sono edifici economici. Non so. Potrei fare, sì sì, questo edificio qui. Che buono. A Londra. Tanto le Vinland, qui dei norvegesi a nord, che le Vinland in teoria erano le terre scoperte dai vichinghi nelle Americhe. Tanto, tanto tempo fa. Tanto l'imperatore, che è Brunswick, ha fatto una nuova riforma. Attualmente i principi elettori sono Prussia, Boemia, Brunswick, Brabant, Carinzia, Mecklenburg e Bassa Lorena. Mecklenburg, oltretutto, sì, era in Morea. Che oltretutto è cultura egiziana la Morea. Non ha senso nulla. Poi lo Stato della Chiesa che controlla Cipro. Ma no, perché? Stato della Chiesa qui è abbastanza cattivo. Mi fa un po' paura. Tanto ci sono qui dei nazionalisti ottomani che sbucano nulla. Magari possiamo vedere gli ottomani sbucare, poi dopo crescere. Nel 1600, ovviamente, in tutto il 1600. Abbiamo preso un claim nella Normandia, abbiamo, cioè, perso il claim nella Normandia. E qua ci sono i pretendenti francesi, che bello. Ah, i francesi che hanno le loro rivolte. Tanto vediamo come sono messi con le religioni francesi. Ah, hanno comunque combattuto abbastanza bene il tutto. Chiediamo una mano alla nostra nazione coloniale. Ah, c'è la Francia che sta seminando discontento nella nostra nazione. Maledetti. Tanto qui ci sono nuovi cattolici. Aia. Dobbiamo fare attenzione.
Tanto l'Ipan prendeva sempre nuova popolazione, il che è un bene. Ok, prendiamo come generale il nostro re e andiamo a combattere. Sì, battaglia facile, vittoria facile. Ok, andiamo a prepararci a Londra per combattere poi dopo i cattolici. Mi è morto un esploratore. E continuiamo a combattere intanto. Molto bene. Siamo quasi pronti di nuovo qui per dare di nuovo battaglia, però vorrei aspettare un attimo. Intanto c'è la nuova colonia, che è autosufficiente. E direi di andare sempre qui, nelle Americhe. Tanto qui come siamo messi, abbastanza bene, vedo. Ed è finito il matrimonio con la Danimarca. Ah, la Danimarca comunque ci vede un po'... ha un po' paura di noi. Facciamo un matrimonio e un'alleanza poi dopo con loro. E attacchiamo subito questi cattolici. Abbiamo stravinto, ovviamente. Andiamo a Londra di nuovo. Si produce cotone a quella provincia impronunciabile, che credo che sia questa. Di che è un bene. Dovrei pian piano poi dopo iniziare a conquistare quelle zone. Avanziamo con le tecnologie navali intanto, che ci servono. E anche diminuito il rischio di rivolte perché abbiamo sbloccato la carta dei diritti inglese. Il che è una buona cosa. Quindi abbiamo meno rivolte ancora di più. Molto bene. Tanto la Tartaria ha rilasciato gli ottomani. Eccoli qui. Dal nulla gli ottomani. Che carini che sono. Tanto la Polonia ha preso un po' di territori. Vediamo un po' quali territori ha preso. Questi qui. Basta. 4. E anche la Danimarca continua con la sua guerra di conquista. Molto bene. Tanto che c'è la Norvegia nelle isole. So che c'era la Danimarca, che per un bel po' ha controllato delle isole nei Caraibi. Un paio di isole, 3 credo al massimo. Era così carina, stava lì a posto. Senza nessuno che desse problemi a loro. Che carini. Andiamo qui. Intanto vediamo in Europa cosa succede. Niente di che. E guadagniamo 8 al mese. È una buona cosa. Prendiamo un po' di stabilità che ci serve. E abbassiamo un po' la manutenzione dell'esercito. Spero che la mia nazione stia convertendo. Sì, pian piano converte. Così diminuisce le rivolte. Guardiamo le rivolte un po' come stanno da loro. Ma qua non si può proprio vedere. Che peccato. Tanto Cipro che è invasa da Napoli. Dai Cipro, ho sempre scommesso su di te. Fatti valere. Ora, vediamo un po', possiamo fare nuovi interessi? Direi di no, dai. Teniamoci così com'è. Ok, abbiamo scoperto i francesi che stanno facendo azioni contro di noi. Tanto ci sono questi nobili francesi che stanno dando seri problemi alla Francia. Tanto i nativi continuano a insorgere. Paghiamo un attimo il nostro esercito per combattere quest'altro esercito di zapotechi.
A posto, direi che adesso pian piano hanno creato un buon esercito, quindi a meno che vedo che la situazione diventa proprio critica, mando qualche nave. Adesso rimando tutte le mie truppe in madrepatria. Secondo me ce la possono fare tranquillamente adesso il Messico. I messicani sono a posto, dai. Io ho perso la board. E Poitiers, come core, ed è un male. Vabbè, però non importa. Tanto direi di fare nuovi edifici. Particolare la carta house, che diminuisce comunque il rischio di rivolte. Tanto possiamo anche fare una piazza Londra, che aumenta di tantissimo le tasse. Il che è un bel, dobbiamo puntare tanto sulle tasse. E ovviamente andiamo a Munster a convertire. Vediamo un po' come siamo. Sì, dai, siamo tutti protestanti quasi. Quasi. Tanto qui Cipro è uno stato protestante. Dovrei fare un'alleanza con loro, oppure qualche matrimonio. Solo che c'è la distanza. Eh sì, mai fare relazioni a distanza. Ora, vediamo un po' qui che cosa fare. Lì la Svezia se la cava. Possiamo poi dopo iniziare a integrare il tutto. Tra una ventina d'anni alla fine. Aumento le relazioni comunque. Così poi dopo pian piano inizio a inglobare la Svezia e anche la Danimarca, spero. Poi qui mi hanno battagliato e mi hanno anche sconfitto. Non me ne ero accorto. Dovrei anche conquistare tutte queste... Oh, già sì. La colonia è danneggiata, quindi dovrei mandare un reggimento di cavalleria. Sì, un po' dovrei pagare le truppe. Poco, però. Andiamo qui. Prendiamo il tutto. Oh, grande guerra. Vuoi conquistare Semigallia? Semigallia è qui, credo. Comunque in questa zona. Della Lituania. Oddio. C'è Francia, Brunswick, Lituania, Boemia, Semiten. È stata la chiesa. Direi di sì. Dobbiamo evacuare subito queste truppe. Oh, Gio, attenti, attenti. Ci serve un ammiraglio. Paghiamo le truppe e siamo di nuovo in guerra. Credo che comunque ce la possiamo fare. Abbiamo un po' di truppe e poi la Semigallia. Comunque una provincia inutile la Semigallia, perché voglio... Ha uno di base tax. Perché scatenare una guerra mondiale per il controllo di questa provincia inutile? Non lo so. Non ha importanza. Per me non ha importanza. Magari per loro ha una strana importanza, che è perversa, non lo so. Abbiamo di nuovo, per credo la settima volta, distrutto la flotta francese. Ormai ci sto perdendo gusto. Diventa sempre più facile. Andiamo a combattere intanto anche la flotta castigliana, l'invincibile armada. E dicono che ci dovrebbe essere un governo stabile. Sì, ovviamente. Anch'io penso lo stesso. Vediamo che nave abbiamo preso. La Santa Barbara. Nave spagnola. Dobbiamo far subito evacuare le nostre truppe. Mi ricorda molto l'evacuazione del Belgio. Delle truppe inglesi nel Belgio durante la Seconda Guerra Mondiale. Che tipo... C'erano appunto lì i nazisti. Che nel 39, anzi 40, era già il 40 lì, stavano invadendo il Belgio. E c'era un
grosso contingente di truppe nella zona, di truppe ovviamente inglesi che devono controllare il Belgio e tutti i confini, che ovviamente erano 300.000, credo, le truppe che stavano lì. E grazie alla copertura data dai francesi e alla copertura data dalle truppe del Belgio, che comunque si sono difese molto bene. Tanto, tanto bene. Vediamo se riusciamo a salvare queste truppe. No, abbiamo perso 10.000 uomini. Ah, mi dispiace. 10.000 uomini, non siamo riusciti a far evacuare quelle truppe. Faranno delle canzoni riguardo a loro. Magari in futuro, magari Sabaton faranno una canzone riguardo a loro. Intanto, facciamo un nuovo esercito che ci serve. Ci sono truppe dappertutto. C'è anche la flotta dello Stato e la Chiesa. Andiamo a dare una mano ai nostri alleati. No, no, sì, ce l'hanno fatta. Con l'aiuto degli svedesi, ce l'hanno fatta. Molto bene. Ah, c'è la Norvegia che ha dichiarato guerra alla Svezia. Un'altra guerra in più. Andiamo a distruggere la flotta norvegese. Che è qui. No, qua sono un po' in troppi. Dobbiamo fare attenzione. Qua stanno bloccando proprio. Comunque, la flotta norvegese non è che è così eccellente. Magari. Ah, ci sono le Fiandre che mi stanno dando una mano. Dai, Fiandre. Sto arrivando anch'io. Ah. Sì, abbiamo distrutto la flotta. Ok, ora mandiamo le nostre truppe in Norvegia. Comandate a George Brancazzo. Si parte. Ah no, ci sono già le Fiandre che mi stanno dando una mano, quindi direi che le Fiandre possono stare benissimo da sole. Cioè, ce la fanno. Confido nelle loro abilità. Molto bene. Tanto qui dovremmo distruggere la flotta nemica, però. Qua ci sono un po' di navi polacche, vediamo se riusciamo a dare una mano in qualche modo. Anche se hanno il bonus sgravissimo della difesa in un mare chiuso. Proviamo, dai. Non è detto che io riesca a sopravvivere, però attacchiamo. Sì, abbiamo vinto. Nel mare nessuno ci sconfigge ormai. Tanto però se mi gali la devi prendere per vincere. Oddio. Molto bene. Intanto qui ci sono altri che vogliono bloccare. Noi andiamo a distruggere la loro piccola flotta. Ok, qua hanno fatto una colonia autosufficiente. Tanto come procede la conversione nel nuovo mondo? Abbastanza bene, dai, potete fare di meglio però.
Magari dovrei sbarcare con un po' di truppe per dare una mano ai danesi. Sbarchiamo nel Nordiland, non so come si chiami. Sbarchiamo qui. Devo dare una mano contro le truppe sassoni. Ok, qua abbiamo stravinto. Andiamo di nuovo a Norfolk e prendiamo nuove truppe che dovranno servire poi dopo per il combattimento contro le truppe del Papa. Ok. Ora possiamo avanzare con le tecnologie. Molto bene. Ah, non so. Va bene. Perdere il prestigio? Sì, possiamo. Anzi, andiamo qui a dare prima una mano ai ribelli, tutto quanto, e poi dopo possiamo tornare di nuovo indietro. Ok. Oh, qua sono tosti, i polacchi. Anzi, portiamo altre truppe perché non sono sicuro. Magari le truppe del Papa, siccome sono religiose, avranno tanta disciplina. Un po' paura. Intanto qui arrivano nuove truppe. Lo stato della chiesa, oh mio Dio, che flotta. Però comunque ce la dovremmo fare. Secondo me. Intanto inizia a arrivare le Fiandre già. Sì, sono tutte navi da trasporto. Ok, abbiamo distrutto la flotta dello Stato della Chiesa. Abbiamo preso un po' di prestigio. Vediamo di sbarcare poi dopo qui. Anzi no, nelle Sheiland. Sbarchiamo qua e così possiamo andare a combattere di nuovo. Oh, qua arriva un nuovo esercito del Papa. Però finché tengono il blocco navale non possono fare nulla. Ok, vediamo di attaccare. Hanno, sì, quel poco in più di disciplina, però del resto siamo meglio noi. Qua ci sono troppe truppe solo. Non devono togliere quel blocco, perché sennò è una fine. Qui ci sono patrioti danesi. Ma qua. Come fanno ad esserci patrioti danesi in Danimarca? Non ha senso. Andiamo a combattere contro altri chiesaroli. Solo che hanno un morale troppo elevato i chiesaroli. È abbastanza difficile. Qua c'è la flotta francese. Ah. Possiamo andare a combattere la flotta francese, direi. Distrutta nuovamente la flotta francese, il che è un bene. Vediamo un po'. Che corre ci sono, che sono sia della Svezia che della Norvegia. Non tanti. Qua possiamo combattere contro le truppe norvegesi. Poi dopo assieme. Questa mia campagna. Lasciamo un attimo prima recuperare un po' il fiato alle mie truppe che saranno un po' stanche. Hanno poco morale effettivamente, quindi lasciamo riprendere il tutto. Tanto andiamo con le nostre navi da trasporto di nuovo in patria. E aumentiamo sempre con le tecnologie. Ah.
Munster. Ah, posso mandare un po' di truppe? C'è praticamente un po' di tensioni religiose. Posso mandare un po' di truppe? Così prendo una nuova truppa gratis nel Munster, però prendo tanto sentimento un po' di rivolta. Oppure posso lasciar perdere, però potrebbero sbucare fuori degli eretici. Incrociamo le dita. La fortuna non è mai dalla mia parte. Ok, ora andiamo a mandare nuove truppe. Mandiamo un po' di nuove truppe. Ok. Qui intanto la nostra campagna al nord è a dicembre, quindi qui staremo prendendo un attrito che è fantastico. Tanto mandiamo un nuovo governatore a Cuba. Devo dare una mano all'esercito delle Fiandre. Anche se ce la dovrebbero fare da soli, sì, ma abbiamo vinto comunque. Ok, qua ci sono altri castigliani che vogliono far dannare l'anima. Molto bene, andiamo avanti e indietro. E ok. Ora, perché i danesi hanno lasciato passare le truppe del nemico? Molto intelligenti e molto furbi. L'unica cosa buona che avevano era la flotta e non l'hanno fatta. Non hanno tenuto il blocco navale. Molto furbi. Ok, abbiamo una nuova colonia autosufficiente e mandiamo sempre a colonizzare. Ok, intanto qui ci sono le Vinland che mi hanno invaso e Cuba ha perso l'esercito, credo. No, Cuba sta invadendo la Florida. Ah, grande Cuba. Vai così. Ok, intanto mettiamo come generale Anthony Wolfe. E vai a riprendere questa rivolta. Se ce la fai, eh. Diamo più potere ai nobili invece che alle province. Perché così prendiamo più produzione e si guadagna molto di più tramite la produzione che tramite il commercio. Dai. Ok, bene, abbiamo vinto. E ok, c'è il mondo tutto colorato, più colorato che mai. Guardate qui che bella Norvegia, tutta colorata, occupata a me. E ok, credo che per questa puntata sia tutto, con un mondo più colorato che mai. Ci salutiamo, alla prossima gente, dell'Aro è tutto, ciao!